In Emilia ha ancora senso parlare di infiltrazioni? Io credo che sia senso e che non dobbiamo neanche esasperare, cioè io credo che ovviamente sia per troppo tempo si sia fatta passare l'idea che le mafie esistevano solo al di sotto del Garigliano, non era così, ovviamente adesso non bisogna arrivare però a ritenere che tutta l'Italia sia un sistema mafioso, che ci fossero infiltrazioni credo che era scontato per una ragione evidente, le mafie sono organizzazioni economiche e come tali si recano nei luoghi in cui possono fare affari. Da qui però a pensare che ci sono fenomeni di infiltrazione o di presenza massiccia, secondo me ce ne passa e ce ne passa. Ma per lungo tempo abbiamo fatto passare questa sorta di retorica per cui la mafia, diciamo, al nord non arrivava. E devo dire, non erano affermazioni che venivano fatte solo dalla politica. È giusto dimensionare i fenomeni, ovviamente aggredirli così come deve essere aggrediti. Non solo, e questo credo sia molto importante sul piano della repressione, ma anche mettendo in campo, diciamo, quel sistema di prevenzione fondamentale che per esempio devono mettere in campo gli enti locali, le prefetture, le amministrazioni, gli organi amministrativi, perché quel sistema può fare da argine vero alla infiltrazione mafiosa. Per molto tempo si è pensato che quello fosse l'unico criterio di identificazione delle mafie. Io non sparo e quindi non sono camorrista. E questo ha consentito alle mafie, che ovviamente sono organizzazioni economiche, di instaurarsi e di installarsi nelle zone dove il denaro frutta. Perché parliamoci chiaro, se io ho fatto un sacco di soldi a Platì, ma dove li investo a Platì? Ho bisogno di andarli a investire dove i soldi fruttano. E quindi per tanto tempo si è verificato questo. Oggi però evitiamo di fare la retorica al contrario, e cioè di dare per scontato che qualunque segnale, tutto sommato fisiologico, di presenza delle mafie, che non avrebbe dovuto, diciamo, creare scandalo prima, oggi diventa la prova che però tutta l'Italia sia uguale. Perché credo che questo rischi di fare il gioco delle mafie, perché non è vero, e lo dico da meridionale, quindi voglio dire con la certezza di non poter essere tacciato di antimeridionalismo. C'è una differenza enorme sulle cose che accadono al sud e le cose che accadono al centro-nord. Viva Dio, c'è una differenza enorme, il che non significa che non dobbiamo alzare tutte le antenne possibili e immaginabili, ma non è che se arrestiamo 30 camorristi, 30 mafiosi, 30 andranghetisti in Emilia, significa che l'Emilia bisogna fare la famoso coccodrillo con la coppola sulla testa. Questa è un'operazione non verità che finisce per creare confusione.